Teneriva Dolce Riva, una televisione a carattere artistico. Siamo qui al Museo del Novecento per vedere la mostra di Andy Warhol. No, Andy Warhol Jr. nasce nel 1928 da una famiglia di immigrati cecoslovacchi a Pittsburgh, città industriale della Pennsylvania, dove frequenta la scuola d'arte e dalla quale fugge, appena maggiorenne, per trasferirsi a New York. Arrivato a New York nel 1949, assume il nome di Andy Warhol e inizia a lavorare come illustratore per la pubblicità e la televisione. In parallelo intraprende la carriera di artista, esponendo per la prima volta nel 1952 alla Hugo Gallery. Non venderà nemmeno uno dei 15 disegni in mostra, ispirati agli scritti del suo idolo, Truman Capote, conosciuto un anno prima. In questi anni sperimenta e utilizza la tecnica del Blotted Line, che consiste nel ricalcare con inchiostro i contorni di immagini fotografiche o di disegni fatti a matita. Il risultato è un tratto grafico che assomiglia molto a una stampa, ma che in sé conserva il tocco dell'artista, dando solo l'impressione di una tiratura massiccia e industriale. La seconda metà degli anni 50 è costellata da piccole mostre, per lo più di grafica, ed è segnata dal prestigioso incarico di ideare la campagna pubblicitaria per il negozio di scarpe Miller sul New York Times. È da pubblicitario che Warhol si confronta con gli stereotipi della bellezza femminile e del nascente consumismo. Moda, cosmesi, articoli dei grandi magazzini, merci comuni che, grazie alle sue rappresentazioni, acquistano fascino e diventano oggetti del desiderio. Il 1960 è l'anno della svolta. Abbandona la veste di pubblicitario e diventa un artista. Nascono le prime serie ispirate a prodotti divenuti simbolo del benessere e del consumo di massa. Coca-Cola, zuppe Campbell's e perfino il biglietto da $1 assumono lo statuto di opere d'arte. Come di lì a poco, intorno al 1962, lo saranno le immagini delle stelle del baseball, ad esempio Rod Gilbert, del cinema, come Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, James Dean e Marlon Brando, e della musica, tra cui l'immagine di Elvis Presley, vestito da cowboy, che punta la pistola verso lo spettatore, tratta da una locandina cinematografica. La tecnica prediletta ora è la serigrafia, un tipo di stampa che si applica a supporti diversi, tra cui il più antico era la tela in seta. Immagini di oggetti grossolani e popolari vengono riprodotte ingigantite e in serie, alternando un tipo di disegno freddo e meccanico a residui cromatici, tipici dell'espressionismo astratto. Warhol entra in contatto con gli altri artisti della scena statunitense, Jasper Johns e Robert Rauschenberg, e in particolare con quelli definibili pop, Roy Lichtenstein e Klaus Oldenburg. Confermatosi artista di successo, Warhol nel 1963 apre il suo studio in un loft, successivamente conosciuto come la Factory. Parallelamente cresce la sua attenzione nei confronti dei fatti di cronaca, realizzando le prime opere sui disordini razziali e una serie di ritratti dedicati a Jackie Kennedy, eseguiti sulla base delle foto scattate al funerale del presidente, assassinato a Dallas, Texas, il 22 novembre 1963.
In occasione di una nuova mostra, alla Staple Gallery di New York, realizza opere di natura più installativa, recupera gli imballaggi delle lattine di minestra, camp balls, e delle pesche sciroppate del monte, e espone, secondo uno spirito più neo-dada che pop, le pagliette insaponate Brillo e altri oggetti simili, provenienti dal mondo dell'industria, i simboli del boom economico. Nel 1967 decide di concentrarsi sul cinema, ambito già ampiamente esplorato qualche anno prima, quando aveva realizzato numerosi film e video installazioni, tra cui il più celebre è Empire. La frequentazione dell'ambiente musicale newyorkese la porta a conoscere i Velvet Underground di Lou Reed e Nico, cantante di origine tedesca, da poco arrivata negli Stati Uniti. Si esibisce con loro in performance musicali e multimediali e li segue in tour per gli Stati Uniti. Inoltre produce il loro primo disco e ne firma la copertina, l'immagine di una banana gialla. In realtà è un adesivo che, se staccato, rivela una banana color carne. Tragica circostanza, ma che ironicamente conferma il suo status di celebrità. È l'attentato di cui è vittima il 3 giugno 1968. Valerie Solanas, frequentatrice della Factory e femminista militante, gli spara e Werrall rimane in ospedale più di un mese prima di rimettersi completamente. Morì a New York nel 1987 in seguito a un'operazione chirurgica alla cistifellea. Train entering the city. I lost myself and never came back. Took a trip around the world and never came back. Black silhouettes, crisscross tracks, never came back. City, get a job, gotta
get to work to see me through. My own life's behind, I see it receding. My life's disappearing, disappearing from view. Hong Kong and I was changed. Burma, Thailand, and I was changed. A few good friends to see me through. Henry and Bridget to see me through. See me through. Only heart to see me through. My whole life's disappearing, disappearing from view. Forever changed.